E finalmente si ricomincia diciamo un po' nella normalità, perché siamo ritornati agli standard dei campionati, delle preparazioni che cominciano ad agosto rispetto alla scorsa stagione che Covid, stop forzati, ci siamo comunque ritrovati a lavorare tutta l'estate da giugno e ad avere degli stop sempre improvvisi dovuti a questo Covid. Per carità, dovremo continuare a conviverci. Però sappiamo, o meglio, speriamo di sapere a cosa andiamo incontro ormai. Ecco, che stagione vedi davanti a te? Insomma, è una stagione, l'hai detto te, normale nel senso nei termini, che siamo partiti a metà agosto, che futuro vedi davanti? Sai, tante volte la mia risposta è siamo nel campionato italiano e secondo me il campionato italiano per prima cosa è il campionato più forte o comunque anche più equilibrato a livello di squadre. Secondo me tante squadre, quasi tutte, si sono comunque rinforzate, anche noi, anche la stessa Novara, insomma tante squadre hanno dei punti forti e quindi secondo me, come ho già sentito anche da Massimo, avremo tempo di allenarci perché fortunatamente ci saranno meno infrasettimanali, sì, avremo anche questa Coppa Europea. Ma credo che ci terrà comunque meno impegnate e avremo un calendario ben distribuito, ecco.